Ciao a tutti amici di xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare l'Ozone Argon Ocelot Edition. La scorsa settimana abbiamo effettuato la recensione e l'unboxing delle Ozone Blast Ocelot Edition, che sono appunto le periferiche da gaming realizzate da Ozone in collaborazione con il campione spagnolo Ocelot. In questo caso andremo a recensire l'Argon, che anch'esso è dotato, è disponibile, scusate, in due versioni: la versione Argon Ocelot World Edition e la versione Ozone Argon. La versione ovviamente Ocelot è caratterizzata dalla colorazione, ormai come abbiamo visto anche nelle cuffie, nera arancione. Partendo dalla confezione troviamo un'immagine illustrativa del prodotto e ad alcune caratteristiche tecniche, oltre i riferimenti del prodotto. Nella retta della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con le caratteristiche del prodotto che vedremo nel corso di questo video e una breve descrizione in varie lingue, escluso l'italiano, del prodotto stesso. Ai lati, ulteriori caratteristiche, informazioni e specifiche e il logo Ozone. Procediamo dunque ad estrarre il mouse, che è protetto come sempre da un sigillo di plastica. L'apertura è a blocco note e ci permette subito di visualizzare il mouse contenuto all'interno della confezione. Inoltre abbiamo la possibilità di visualizzare una breve descrizione del mouse e del relativo campione. Procediamo dunque ad estrarre il mouse ed il relativo bundle. Un attimo di pazienza. Eccoci qui. Il contenuto della confezione quindi comprende il mouse Ozone Argon Ocelot Edition e una piccola pallina di tessuto che all'interno contiene i pesetti che potranno essere utilizzati per customizzare il peso totale del mouse. Troviamo 4 massette da 4,5 grammi ciascuna. Passiamo al mouse, che come possiamo vedere ha una forma per ambidestri, diciamo, una presa per ambidestri, e sinceramente è molto ispirato allo SteelSeries Rival, però ovviamente il design è completamente diverso. La presa ovviamente è di tipo fingertip, potremmo utilizzarla anche con un claw grip, arretrando leggermente il palmo della mano. Nella superficie è quasi soft touch, colorazione nera, troviamo il logo della Ozone che dovrebbe illuminarsi d'arancione una volta collegato, due tasti, due pulsanti per lo switch dei TPI, uno scroll di tipo cliccabile con rivestimento in gomma per assicurarci un maggiore grip e dei piccoli rilievi per uno step, uno scroll preciso e assicurato. Nella parte sinistra troviamo la scritta Ocelot World, mentre nel lato sinistro troviamo questa superficie gommata che ci permetterà una migliore presa sul mouse stesso, i due pulsanti che troviamo anche nel lato destro con la stessa superficie gommata d'arancione, che contrasta ovviamente col colore nero del restante mouse. Troviamo anche degli inserti in plastica trasparente che dovrebbero sempre illuminarsi di arancione. Il mouse ha la possibilità di essere settato come DPI fino ad un massimo di 8000 DPI grazie al sensore laser Avago 9800. Nella parte inferiore del mouse troviamo ovviamente il sensore laser, alcune scritte, due mousefit di buone dimensioni e il piccolo, diciamo, la piccola rientranza, cofanetto, che ci permetterà di aprire e di inserire appunto le massette che abbiamo detto prima, grazie a queste piccole rientranze nel tappo. Chiudiamo di nuovo il coperchio. Il mouse ovviamente è dotato di un cavo rivestito in treccia di tessuto, mentre il connettore è placcato in oro. Vedremo comunque nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.ximardo.com tutte le informazioni tecniche e le caratteristiche di questo nuovo mouse prodotto dalla Ozone. Un saluto a tutto lo staff.